Cari amici, eccoci qua con un aggiornamento di RST Studio News. Parliamo subito del terremoto in Molise, una scossa di magnitudo 4.2 con epicentro a Guardia Alfiera. Le verifiche sono ancora in corso, al momento non ci sono danni. In corso, appunto, come vi dicevo, le verifiche delle forze di polizia e della protezione civile. Al momento non sono segnalati danni. Il sisma è stato avvertito in gran parte del centro-sud. Una forte scossa di terremoto che ha appunto colpito il Molise alle 11.48. Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'INGV, la magnitudo di 4.2. L'epicentro è stato localizzato nella zona di Guardia Alfiera, in provincia di Campobasso. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni riferiscono di aver abbandonato le proprie case per la paura. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo, Campania, Puglia e su gran parte del centro-sud. Continuiamo con qualche altra notizia, cari amici, sempre del RST Studio News. RST Informa, con voi Rosario Moreno dalla redazione di RST Saiuz in collaborazione con Pianeta Oggi TV. Friuli, ritrovate le due gemelle di 4 anni scomparse a Stella di Tarcento. Le bimbe si erano uscite per giocare in cortile con il loro pitbull Margot nel pomeriggio del 24 aprile. Poi si sono allontanate da casa e si sono perse in compagnia del cane nel bosco circostante. Il ritrovamento è avvenuto dopo 6 ore di ricerche. Toronto, il killer, il 25enne di origine armena, Alec Minassiani, compagni di liceo, dicono un solitario, un disadattato. Gli investigatori lo hanno incriminato per l'omicidio volontario di 10 persone e per tentato omicidio. Secondo alcune fonti, il giovane aderiva a un gruppo misogino di uomini che si considerano vittime del celibato forzato. Intanto gli inquirenti hanno iniziato a identificare le vittime. La prima è una donna, Anna Marie D'Amico. Lazio rifiuta di firmare una nomina, revocato in 2 giorni responsabile anticorruzione. L'ANAC dice reintegratelo. Pompeo Savarino ha rimosso alla fine di marzo. Per l'amministrazione si tratta di modifica dell'assetto amministrativo, ma è stata lo stesso ANAC a chiedere di riesaminare la decisione in attesa delle controdeduzioni della regione. Insomma, qualche parola, speriamo che si risolva anche questa faccenda. Crollo palco Pausini, ci sono cinque condanne e 2 assoluzioni per la morte di Armellini. Il Riger Armellini era rimasto schiacciato dal palco che avrebbe dovuto ospitare nel marzo del 2012 il concerto della cantante Faentina al Pala Calafiore a Reggio Calabria. La madre Paola dice giustizia è fatta, per lei un risarcimento di 200.000 euro. Vi ricordo, perché siamo andati in onda con un'edizione speciale di RST Informa, in tra edizione RST Science e Pianeta GTV, terremoto in Molise, una scossa di magnitudo 4.2 all'epicentro a Guardia Alfiera. Al momento comunque dicono non ci sono danni. La scossa ha colpito il Molise alle 11.48 di questa mattina. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti e ci sentiamo, e ricordate che il passaparola, perché per noi è importante, Radio Saiuz, RST Saiuz, radiosaiuz.it e il pianetaoggitv.net. Buon ascolto con i nostri programmi. Yeah.